appunto stasera. E che dire, sono stati due giorni intensi, belli, peccato non molto partecipati, lo dobbiamo dire, Antonietta, però, ma noi speriamo per i prossimi anni di arrivare almeno a questo, perché per il resto noi tutte le associazioni che abbiamo collaborato con l'ente abbiamo fatto tutto ciò che era nelle nostre possibilità. Stasera noi qua come associazione Ariella vogliamo invitarvi a fare un piccolo viaggio nel tempo, sì, a tornare un pochino indietro, ad immaginare un mondo dove non c'erano i telefonini, dove non c'era il computer, dove non c'era il televisore, a immaginare un mondo dove la cooperazione tra le persone era fondamentale, altrimenti non si riusciva ad andare avanti. Allora ecco che arriviamo a un qualche cosa che ci lega appunto a quello che è la nostra tradizione, alla nostra terra e anche alla festa che è stata organizzata quest'anno, perché per l'appunto quest'anno Agricoltura in Fiera ha avuto come tema centrale proprio il fagiolo cannellino. E noi siamo qua per presentarvi appunto quella che era la scugnatura dei fasuri, no? Praticamente il modo che per conservare i fagioli per l'inverno. Quindi questi fagioli che venivano fatti seccare sulle piante, poi scavati, e non voglio stare qua a raccontarvi ogni passo di questa cosa, perché c'è chi ve la racconterà senza parole e quindi sicuramente sarà anche più bella e gradevole da seguire. E lo faremo proprio nel modo in cui veniva fatto tanti anni fa, usando anche gli stessi arnesi. E uno per tutti ve lo voglio presentare. Chi lo conosce questo cos'è? Ci sta qualcuno che lo conosce? Come si chiama? No, come si chiama questo? Roviglio, ok. Allora c'è ancora speranza per tutti, perché c'è ancora chi se lo ricorda, quindi vuol dire che non tutto è perso, quindi ancora tutto è recuperabile. E questo arnese infernale, perché per chi non lo sa usare è pericolosissimo, spacca teste in un modo spaventoso. Questo arnese ha il suo nome, che è appunto Luiglio, ma stasera io me lo devo andare a leggere perché non me lo ricordo. Allora, mi è stato spiegato che la mazza che batte, quindi questa, ha il suo nome e si chiama Virriella. La mazza che si tiene tra le mani, quella più grande, si chiama Viriglione, e il pezzo di cuoio che le tiene unite si chiama Occia. Che cosa si faceva? Vabbè, adesso ci abbiamo messo il cuoio. Certo, come no. E quindi praticamente, allora, questo perché? La signora dice che si faceva con la codica di maiale al posto del cuoio. Nulla veniva lasciato al caso e ciascuna cosa veniva chiamata con il proprio nome. Allora noi appunto vi vogliamo portare in un momento proprio di lavoro in campagna. Immaginate le nostre campagne con tutte le problematiche che avevano, le persone che si spostavano, che partivano di mattina, forse prima dell'alba, e andavano appunto a scavare questi fagioli, perché il terreno doveva essere morbido, doveva essere umido. Dopodiché mettevano queste piante ad asciugare al sole e poi andavano avanti per tutta la giornata. Noi vi proporremo questo. Ci auguriamo che sarà divertente per voi come l'è stato per noi prepararlo. Allora, buona serata. Thank you.
asciugare qua giù, guardalo. Speriamo che esci tu il pane, noi vanno non ti broci. Voglio una cata portata. Non puoi venire al ruaglione. Voglio una cata portata per mangiare. Angelo, vuoi un po' più copinone? No, mo faccio io fatto, non ti preoccupare. Il caporale è sempre un caporale, non ti scorda, ti faccia. Il caporale è sempre un caporale. Hai fatto un po' più copinone. Il caporale è sempre un caporale, non ti scorda. Ma la lì ci viene vista, la lì ci sta. E poi se ne parla. Allora, facciamo un intervento. Come potete vedere, calcolando che questi signori avrebbero già fatto a questo punto, per favore mi potete spostare proprio in modo che le persone possano vedere? Grazie. Allora, queste persone a questo punto hanno già fatto 3-4 ore di lavoro e se fermano la cortesia, così fanno marenna, prendono rizzata la tavola e questo era più o meno
quasi sempre il cibo che si portava. Di Pupparoni è nascito e questi stanno arricchiti bene perché ci sono olive mischiate e gli amici. Le olive, la frittata, il pane e ci manca qualcosa. Un bicchiere di vino. Allora possiamo vedere che allora Angelo in questo caso è lo caporale, no? Quello che porta avanti la squadra di lavoro. Si sta mangiando quanto zimbo con i Pupparoni e la luce. E ma non prendi un bicchiere di vino, ci vuoi? Ci vuoi. A che ora ci sta? E vai. Oh. Saluto per 100 anni. Poi si scogliono i fasuri. Si scogliono sempre il cuore. Si scogliono sempre il cuore. Arma, mando, si scogliono più veramente. Hai capito? No, vanno. Ma che hai detto? Non si è tenuto. Anna ha detto che è stata la cosa più buona, ma non mi sta pure a mangiare. No, sta pure a mangiare. Già visto. Riesci, signore. Non ti faccio sospirare. Senta mai. Queste figliole hanno tanto da priare. Non chiova, non chiova, camma battere i fasuli, le fasuli di stiviero, la famiglia da mangiare. Riesci sulla santa e scalenta tutti quanti. Riesce sulla santa e scalenta tutti quanti. Chi canta? Gerusalemme, la mattina rosa. Gerusalemme, la mattina rosa. E nasce vero, mira lungo per viso. Se ce ne esce poca, poca sa di cosa. Se ce ne esce poca, poca sa di cosa. Se coppa ste braccia due ruma l'avviso. Se coppa ste braccia due ruma l'avviso. Se coppa ste braccia d'angelo riposa. Thank you.
nell'ambito della campagna, e dai fagioli ci spostiamo a qualcos'altro a noi molto caro. Volevo soltanto sottolineare una cosa: i canti che hanno accompagnato questo momento. Allora, il canto d'apertura, voi dovete pensare, è stato gentilmente concesso dal nostro professore Domenico Girone, che se lo merita questo applauso, perché come erede di suo padre, che è stato veramente custode di tante tradizioni cellulesi, ci ha donato questo canto, per l'appunto, che risale, pensate un po' voi, alla fine dell'Ottocento, inizi del Novecento, quindi qua stiamo parlando veramente della storia di cellule. E un po' più recenti, ma comunque appartenenti a quelle che sono le nostre tradizioni, sono stati gli altri due. Quella legna, diciamo, che ha accompagnato la battitura dei fagioli, ma quella ha un senso, anche la cadenza del canto, perché accompagna proprio il gesto del lavoro e fa in modo che chi lavora insieme, andando a tempo con il canto, non si prendono bastonate in testa. E poi lo stesso Cala Cala Sole, che è comunque un canto proprio legato a quello che è la campagna, il lavoro di campagna. Fastidioso questo sole, avete ragione, terribile a quest'ora. Ma fra 5 minuti sta giù, non ci preoccupiamo. Allora andiamo avanti, stiamo dicendo adesso parliamo di uva e di vino, quindi faremo ancora un canto questa volta di composizione proprio del nostro professore Domenico Girone, accompagnato lo stesso da una tarantella molto antica, che andrà a riprendere proprio i gesti antichi dello schiacciare l'uva con i piedi. Perciò abbiamo riprodotto, diciamo, questa sorta di botte di tino, di bocca di tino, proprio per riportare il senso della pigiatura dell'uva. Siamo pronti? Ci siamo? Prego. Thank you.
Si sta per concludere questa prima parte, che è proprio per l'appunto dedicato, come abbiamo visto, alla nostra terra, alla campagna, sì, ma proprio alla nostra terra, quella che è la nostra madre, dove affondano le nostre origini. Ebbene, quest'ultima canzone non appartiene alla nostra tradizione popolare, ma sicuramente ci parla della nostra storia, di quella storia che appartiene a tutti, e sicuramente ci invita ancora oggi più che mai a proteggere quella che è la nostra meravigliosa terra, perché abbiamo visto che anche con una semplice rappresentazione un po' il cuore ci sobbalza nel petto, perché andiamo a rivedere quante bellezze abbiamo e quanto sarebbe bello valorizzarle sempre di più, ma questo lo possiamo fare solo se tutti insieme ci crediamo, se tutti insieme continuiamo a collaborare perché ciò avvenga. Terra, quanto si bella, quando te invizi sotto all'ogne, quando te imbrogli in de capille. Terra, quanto si bella, quando ti ammischi con respiro, quando ti addormi mie semmane. Terra, terra, io faccio amore con te. Sta amore va a terra, si fede di Dio, non è più amore, è soltanto violenza. Con una mano martrigna e con l'altra m'accira, da parola m'abbraccia, ma intanto m'appiccia e s'appicciola, fiore, percoca, speranza, rintanno fosse, d'amianto e monnezza, a cuor pa campagna, tu hai stracciata bellezza. Sta cartolina l'hanno stracciata, terre nisciuna, gente nisciuna e nisciuno ce pensa, ma stringeme in mano, chiste un momento, brucia e passione, l'ultima speranza, e non te scanta, no, chi s'allontana, chi gira la faccia e chi fa finta niente, mentre sta gente che a moda scelata, a Lucca Forte che è pronta a cagnà. Yeah.
una bella strappata, però possiamo crederci veramente che la riescano a rimettere insieme per farla essere ancora più bella. Va bene, allora adesso andiamo avanti con lo spettacolo. È finita questa parte dedicata alla campagna, ma è ancora aperta la parte per divertirci. Vi chiediamo se vi fa piacere, accomodatevi con noi. Noi a mangiare stasera non si mangia, si mangiava ieri sera, ve l'appuntate per l'anno prossimo, così venite il sabato e la domenica. Ieri sera facevamo una canzone e un assaggino, una canzone e un assaggino, perché sei ristoranti di cellule, quindi sei ristoratori cellulesi, hanno contribuito ad arricchire questo evento e hanno preparato ciascuno un piatto proprio ad hoc per l'occasione. Quindi noi questo piatto l'abbiamo conosciuto, è stato spiegato e l'abbiamo anche assaggiato. Stasera non si mangia, però si canta e si balla e si fa festa. E noi siamo felici di avervi qui, perché anche se speriamo che questo Covid ci permetta di riprendere a girare per i vari paesi, stare qui nel nostro paese a Cellule è sempre la cosa più bella, permettetecelo di dire. Allora andiamo avanti con una canzone che è effettivamente un po' la cartolina della nostra terra, perché è una canzone che parla di mare, di cielo e d'amore. E io penso che su queste tre cose noi stiamo messi bene. Siamo pronti? A vita in Ataranta. A te con l'occhio nero, a te con l'occhio nero, con magravona. Ombra d'amore nulla puoi sanare, ombra d'amore non si può sanare. Solo con l'acqua e mare, solo con l'acqua e mare, solo con l'acqua e mare la puoi lavare. La luce basterà, per il mare della terra mia. Thank you.
qualche volontaria che prende i bicchieri, prende il vino e si fa un giro tra i presenti, perché arrivati a questo punto ce lo dobbiamo fare un brindisi. Ci siamo? Ce la facciamo? C'è qualcuno che beve una goccia di vino insieme a noi? Allora ci sta qualche volontario? Vai, vai! Meno male che i volontari ci stanno sempre, c'è sempre chi si sacrifica per la causa. Ah, ma si sacrifici sono sempre bello. Grazie. Io non voglio dire. Amato, sono arrivate le aiutanti, vai. Allora mi raccomando, non vi scordate Michele che si è offerto. Michele, fatti vedere, se no non... Andrea! Chi si offre? Chi lo prende ancora una goccia di vino? Ragazze, fate il giro, vedete chi la prende una goccia di vino? Nessuno più lo vuole? Apposta. Ah no, ci sta ancora qualche volontario qua che vuole il vino. Allora voi sottovalutate lo spirito di sacrificio dei presenti. È vero, cioè, allora non ci sta niente da fare, gli uomini tendono sempre a sottovalutare le cose, meno male che ci siamo noi donne che inquadriamo bene. Prego, chi c'è ancora? Amato, eppure vieni da una famiglia, da una stirpe di cantinieri impiegati sul vino, è giusto? Date il vino a Filomena. Vai Maria, offri qualcun altro. Chi altro ancora non ha avuto il vino? Là, là. Elisa. Ah, ok, va Maria. Chi altro? Là. La signora. Il signore è qua. Quella parte là, si stanno lamentando. Amato. Qualcun altro ti aiuta, vai Samà, fatti un giro, la signora laggiù, la signora lassù. Allora vai, veloce, qua Samantha, qua a sacrificarsi per la causa, perché ci sono più signore che alzano la mano, che signore tocca sempre a noi, tocca sempre a noi. Allora ci siamo? Ci siamo. Allora io adesso vi invito a fare un brindisi. Allora alziamo il bicchiere, che sto vino è bello e fino. Ah, salute di chi ci sta vicino. Che sto vino è bello e sano. Ah, salute di chi sta lontano. Che sto vino è bello e pesante, e diciamolo insieme. Ah, salute a tutti quanti. Però c'è sempre un però, eh. Il vino è buono, veramente, il nettare degli dèi, poi a noi la nostra terra ci regala il Falerno, ma di che cosa vogliamo parlare? Ma non esageriamo, perché noi adesso vi raccontiamo una storia di qualcuno che esagerava un poco col vino. Questo qualcuno si chiama Zinicola, e quindi vi andiamo a raccontare proprio che cosa succedeva.
a zia Nicola, a moglie e pure a Rociuccio. Prego. Tutte bocca a zia Nicola. Nicola e la e la moglie mazziava. Chiacchieravamo, allora ti fermi vicino allo stand, fai un assaggio e dimmi un po' di vino. Bello e buono. Cerca, 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 cerca. A chi ci hanno perso? A chi ci hanno perso? A Cicirinella! A Sanna! E ci hanno perso a Cicirinella! E mo, trova, trova, non la potremmo trovare nessuna parte. Ma voi, la conoscete Cicirinella? È bella, ma bella, la bella guagliola. Signore mio, e Cicirinella è bella, e se è bella essa, la brutta quale so. Per me Cicirinella è bella, ma poi, oltre a essere bella,
cicinella, è ingegnosa, fa delle cose proprio... Ma che è ingegnosa e ingegnosa? Che la ritaga, non ci fai niente, quando fa capo. Guarda quanti spazi ci sono. Dopo, a me, cicinella messa in basso, che la cosa che mi piace di cicinella, sapete qual è? Che cicinella è libera. Ma quello che vuoi, senza la parte di nessuno. È bella la libertà. Libertà. Ma che vuol dire libertà? Che la cicerinella non può capire. Che è femmina. E proprio perché è femmina, sa da sta. Vado venendo qui, vado venendo quell'altro, io così, io con lì. Si femmina e tasta. E zitto. Vedete che è successo? Mo si è perso. E non ci sta più. E no, non è vero. Cicirinella ci sta. Cicirinella ci sta sempre. Perché Cicirinella su io. Perché Cicirinella su tu, su tu, su tu. Che l'ha presa ancora. Perché Cicirinella è femmina. E tutta stiamo qua. Sì, perché noi femmine siamo fatte così. Potremmo essere più belle, potremmo essere più brutte, potremmo essere più chiatte, potremmo essere più secche, potremmo essere simpatiche, potremmo essere pure schiattose, potremmo essere timide o sfacciate. Nessuno se ne ha da burtà. Cicirinella non si tocca. Levate le mani, angoglia Cicirinella. E sapete che vi dico, non ve ne dà importà. Noi siamo belle come siamo e nessuno ci ha da dire niente. Uè, Cicirinè! Cicirinella tenevano un gallo, Cicirinella tenevano un gallo, e tu quella notte ci lleva a cavallo, e sto ci lleva po' senza la te, questo è un gallo di Cicirinella. Cicirinella teneva, teneva. Cicirinella teneva lo ciuccio e aveva fatto un bello cappuccio, ma non teneva né orte né pe. Questo è lo ciuccio di Cicirinella. E Cicirinella teneva gallina, Cicirinella teneva gallina, che faceva l'uomo da sera a mattina, l'aveva imparata a mangiare farinella, che sta gallina di Cicirinella. Cicirinella teneva gallina.
nella teneva la otto, metteva da coppe, sciva da sotto e non teneva compagna il cane, che sto la cece di Cicinella. Cicirina la teneva la tiella, Cicirina la teneva niella, friava l'uovo con la mozzarella e le friava con la staccionella, questa è la tiella di Cicirinella. Cicirina la teneva una tiella, e Cicirina la teneva una dotte, e Cicirina la teneva gallina, Cicirina la teneva un giuccio, e Cicirina la teneva un gallo, e Cicirina la teneva un giardino. Allora, ma dobbiamo continuare o ci fermiamo? No, perché noi possiamo andare avanti ancora per un po', allora andiamo avanti. Allora, ma facciamo un'altra interrogazione, facciamo un altro salto spazio-temporale. Allora, io vi porto in questo momento, aspetta, mi metto gli occhiali perché non ci vedo. Ah, eccoci qua, vi porto nel 1445, un po' di anni fa, perché vi voglio raccontare una storia che nasce a Napoli. Praticamente nasce come una storia d'amore, appunto, una storia d'amore tra Caterina Frezza, che era la figlia di un ricco mercante dell'epoca, e Stefano Mariconda, che invece, ahimè, era un povero garzone di bottega. Questi due giovani si amavano tanto, però che cosa successe? Che ovviamente la famiglia di lei non voleva, perché essendo ricchi non voleva che la figlia stesse insieme a un povero garzone di bottega. Allora questi che cosa facevano? Si incontravano di notte sul tetto del palazzo di lei. Ahimè, la famiglia di lei sempre lo venne a sapere, fecero un agguato a questo ragazzo e lo buttarono giù dal palazzo. E voi pensate che la famiglia Frezza era così potente, perché c'aveva i soldi, che quel ragazzo rimase a terra morto per due giorni e nessuno si permise di andare a toccarlo, perché doveva essere da monito, finché loro non disposero che potesse essere portato via. La ragazza, distrutta dal dolore, si andò a chiudere in un convento, ma come si dice, l'uvai era fatta, la ragazza era incinta. Ma sarà stato il caso, sarà stato il forte dolore, la ragazza partorì un bambino deforme che particolarmente aveva il corpicino piccolo e la testa un po' più grande, tant'è che le suore gli facevano un vestito tipo monaco col cappuccio proprio per coprirgli questa testa. Questo bambino era conosciuto un po' in tutto il quartiere, dove ogni tanto usciva a fare una passeggiata, e per la gente del posto quel bambino non aveva un nome, per tutti era un uccello. D'improvviso di questo bambino non si è saputo più niente, ma noi ce lo possiamo immaginare cosa è potuto succedere a questo bambino. Ovviamente la famiglia di lei l'ha fatto sparire
per non lasciare il marchio. Ma in realtà da questa storia è rimasta una leggenda che viaggia nel tempo. Perché? Perché Omuna Chill a Napoli ci sta ancora oggi e tutti lo conoscono. Ma la cosa bella è che questa storia, questa leggenda, si è ovviamente tramandata per tutto il nostro territorio, perché in realtà anche noi a Cellole si racconta di questa presenza che abita le case, anche se non lo chiamiamo Omuna Chill. Allora ecco l'interrogazione: voi lo sapete a Cellole come viene chiamato? Chi me lo sa dire? Ecco, Mazza Maurelia. Avete mai sentito parlare di Mazza Maurelia? E questa è la storia. La storia parte proprio dal lontano 1400 e sono queste leggende, queste credenze popolari. E questa credenza popolare che cosa ci dice? Che quando Mazza Maurelia entra in una casa, due sono le cose: se si trova bene, se gli va genio quello che trova nella casa, quella casa la arricchisce. Si sono divatici quelli che ci stanno rendendo, e alla fine sono dispetti, dispetti su dispetti. Allora noi stasera vi vogliamo proprio raccontare una storia che è andata a buon fine, perché nella casa di cui parleremo Omuna Chill ha trovato a far bene. Siamo pronti, signori? Omuna Chill! Figlia mia, vuoi esci o ballo? Mamma, mamma, non mazza sì. Figlia, figlia, perché, perché? Ehi, non mazza più pari. Figlia, figlia, ma che ti manca? Me ne manco la cittina. Figlia mia, moglie sciobal. Mamma, mamma, non mazza sci. Figlia, figlia, perché, perché? Ehi, non mazza cumbari. Figlia, figlia, ma che te manca? E a me manca messi ciolla. E amore, grazie, sempre messi ciolla. Mamma, mamma, non mazza sci. Figlia, figlia, perché, perché? Ehi, non mazza cumbari. Figlia, figlia, ma che te manca? A me ne manca permanente. E amore, cosa detta permanente? Mamma, mamma, non mazza sci. Figlia, figlia, perché, perché? Ehi, non mazza cumbari. Figlia, figlia, ma che te manca? Me ne manca reggimento. E amore, cosa senza reggimento? Le macette che la mamma non sta mirando. Mamma, mamma, non mazza sci. Figlia, figlia, perché, perché? Ehi, non mazza cumbari. Figlia, figlia, ma che te manca? A me me manca mutandina. E amore, cosa senta mutandina? Mamma, mamma, non mazza.
fascino, figlia, figlia, perché, perché? E in un bozza con barino, figlia, figlia, ma che domani? Che domani? Grande mamma, cosa bello! Furoni! Veramente un applauso a Milena e a Gemma, perché sono proprio brave come mamma e figlia. E adesso restiamo un poco nell'argomento di coppie e cose, anche se tocchiamo un argomento un po' scottante, perché stiamo parlando di matrimonio. Questa canzone, sempre una canzone antica cellulese, ci parla di una cosa in particolare, cioè la donna ideale da sposare. Ma secondo voi esiste la donna ideale? O ci può essere un solo ideale di donna? Però dobbiamo dire la verità, che alla fine di questa canzone ce lo dice, che quello che vince è sempre e solo l'amore. Siamo pronti? Pregius, tu sei pronto? Un applauso a Pregius! Vi faccio fare una risata. Quando gli abbiamo proposto di fare questa canzone, no, lui è stato contento. Anche la sera ho fatto: Pregius, ma tu l'hai capito che vuol dire "ma voglio un surà"? Ovviamente mi fa: no. Dice: vuol dire "mi voglio sposare". La sua risposta è stata: prego, me voglio zura.
persona che purtroppo ieri sera per impegni personali non c'era, ma stasera c'è, che è il presidente del gruppo operativo. Facciamo un applauso a quest'altra associazione attiva sul territorio. Sì. Allora, Francesco, dici due parole. E ieri sera tu non hai parlato, ieri sera abbiamo costretto Marianna, quindi... Il microfono. No, vabbè, dico, secondo me è una bella serata, stai facendo. Grazie a Dio. No, ma noi non vogliamo i complimenti. No, 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 non ti ho chiamato per i complimenti, ma ci facciamo una promessa, l'anno prossimo dobbiamo essere... ancora migliori di quest'anno, perché questa cosa non deve finire. Vabbè, perché è bella. Delle prove, perché... Sì, prove tecniche. Prove tecniche, prove tecniche. I primi soli che non sono soli, che così si dice accendere, giusto? E quest'anno siamo soltanto al secondo piccolo solco, quindi teniamo da lavorare. Però veramente devo dire la verità, a parte il gruppo operativo, a parte la cosa, io ti ho chiamato perché mi avevo dedicato una canzone. Ci voglio dedicare una canzone. Sì, è una canzone che mi piace particolarmente. E io che c'è? E tu ti metti vicino qua e ce l'ascoltiamo. Va bene, sei d'accordo? Ma staccami questo. Signore cantante, me la permettete questa entrata, però poi la continuate voi. Maestro, la donna di tanto. Uè caro cumbar che vai su un anno. E vado su un anno la campanella. E come c'ha suona sta campanella? Intende va campanella, intende va campanella, intende va campanella. Uè caro compare che vai su nanna. E va che su nanna la campana. E come c'ha suona che sta campana? Intende va la campana. Vai su nanna e va che su nanna il campanone e come ci suoni sto campanone e don dopo campanone nanna va la campanella nanna va campanella vai che su nanna il violino. E come ci suoni che sto violino? Don filo lo spino po' violino. Don dopo campanone, danna va la campana, danna va campanella, dimmo campanella, vuoi caro compare che vai su nanna? E va che su nanna la zambogna. E come ci suoni che sta zambogna? Da punto da punto fa la zampogna. Vuoi caro compare che vai su nanna? E vado su nanna la gran gascia. E come c'è la suoni che sta gran gascia? Voglio dire. Andiamo a questo. No, come c'ha la suoni sta gran gascia? T'hanno messo in difficoltà? Sì. Andiamo a questo, che è meglio. La gran gascia, la vai su nanna e vado su nanna l'organetto e come ci suoni che sto organetto dove ti fa l'organetto.
bara gum bara gum bai sunanna e vaga sunanno gornega o gornega Maron non baranza l'origine, no? Cuorne gaccia! E come ci suoni sto cuorne gaccia? Na venisci! E musce buono togliamo in faccia, la cosa la vita va a Goodbye, capito, mo? Comunque, giustamente, forse per qualcuno che non lo volesse sapere, Francesco è il mio compare di nozze, perciò, cioè, ci sta proprio! È stato fatto apposta! Grazie, compare! Ok, allora adesso riprendiamoci un po' da questa cosa... da queste cose strane di compagni. Io vi volevo chiedere soltanto una cosa. Lo so, siete stati calorosi fino adesso, veramente noi siamo felicissimi, ma fate vi prego un applauso a queste persone, dalle più piccine alle più adulte, alle persone più adulte, per la volontà di portare avanti questa associazione e queste iniziative, ognuno con i problemi della propria casa, con gli impegni, con i pensieri. Voi pensate che noi ci incontriamo due volte a settimana, tutte le settimane, e ovviamente tutto assolutamente gratuito, non c'è introito, non c'è interesse di nessun genere. Quello che ci unisce è solo l'amore e la passione per quello che facciamo. Allora io vi chiedo veramente un grande applauso per queste persone. Grazie per il vostro tempo e per la vostra disponibilità. E adesso le nostre belle ballerine, ancora una volta, animeranno una ballarella del territorio Runco, che un po' in ogni paese prende la propria forma nel testo e nel motivo, ma il succo non cambia. Siamo pronti? E viri con ma balla! I'm not afraid to die.
spettacolo. Permetteteci di chiamarlo spettacolo, ci fa sentire più valorizzati. Ah, ogni tanto un po' di autostima ci vuole. Allora, scherzi a parte, adesso passiamo a un canto, una canzone che conoscono pure le pietre della strada. Una canzone nata a Napoli nel periodo del dopoguerra. Vi voglio dire una cosa, stasera siamo così in festa e c'è un'atmosfera così bella che non mi va nemmeno di dire sempre le solite cose di quello che Napoli ha subito nella storia da tutti quelli che vengono qua a dire che ci vogliono liberare. Noi siamo liberi, a noi non ci ha liberato mai nessuno. Noi chi è venuto qua ci ha sempre messo i piedi in testa, o almeno ha tentato di farlo, ma noi siamo tosti. E allora, bypassando questa cosa, arriviamo al senso di questa canzone. Quindi stiamo nel dopoguerra e gli alleati erano sbarcati a Napoli, ovviamente insieme alle truppe americane erano arrivati tanti ragazzi di colore. Di colore, si sa che la fame, ahimè, porta a fare cose che uno mai potrebbe fare nella vita, e qualche ragazza per guadagnare qualcosina ovviamente è arrivata a fare delle cose. E passati i dovuti 9 mesi cominciava a nascere qualche bambino inaspettato. Allora, proprio un giorno in ospedale c'era il chiacchierio delle persone. È nato un bambino nero, è nato una creatura nera, è nato una creatura nera. Anche la mamma, per tagliare queste malelingue, diceva: ma perché quella mia figlia era incinta, l'ha incontrata per strada e si è impressionata, è stata impressione, sì, prego maestro. Thank you.
da parecchine fanno amore con i marrucchini, le marrucchine si portano là, le signorine qua passano là. E la verità è stessa, amore, che va che prese, si non vena voli, si mette le mani a tuoi, si rinchina questa casa, sto qui mi era vaga, si non erba contrappante, buccia stivo cambosa, e nella vittorità, e nella vittorità, e passi un po' di mami, e nella vittorità, e signorina morena, la verità è vaga. Settimane che sta portando tua sigarette papà, sigarette papà, sigarette bambini, signore e signori, e ci dicono che se va, se non fa lo manderà, e la merga che ti spiega, la scelta di vita, e le sera la vecchia, le capille, le cosca capovi, ore cotto, aprite il cagarnaco, aprite, l'aprite, e si parla di siamo proprio alla fine, vi voglio chiedere un altro applauso e questa volta l'applauso ve lo voglio chiedere per i nostri musicisti, tutti, uno ad uno, per Domenico, per Vincenzo, per Lorenzo, per Dino, per Michele, per Vito e loro me lo permettono, eh? Deve già partire l'applauso per Antonio, perché Antonio è un altro dei nostri gioielli che cresce, perché permettetelo, un giovane apre il cuore, e speriamo che sia, che non resti sempre l'unico giovane musicista, ma che altri giovani di Cernone abbiano il coraggio e la volontà di unirsi a noi, perché noi anche quando usciamo dal nostro paese portiamo sempre Cernone nel cuore e lo portiamo a conoscere alle persone. Quindi grazie, grazie Antonio, grazie a tutti. Allora adesso andiamo in chiusura con una canzone. Però io mi avviso, noi questa canzone adesso la facciamo come chiusura, ma la lasciamo tra virgolette, perché dopo questa canzone tutti insieme ci dobbiamo fare un bel giro di tarantella. Quindi preparatevi perché vi veniamo ad acchiappare, eh? Quindi adesso vi cantiamo Catarinè Gigi e voi intanto ci fate il coro. Ce l'aspettiamo il coro su questa canzone e dopo ci facciamo anche una ballata insieme, eh? Musica maestro! Thank you.
tutti, tra il pubblico, acchiappate quanto più gente possibile e portiamola tutta a ballare al centro. Una bella tarantella. Ma piglia il zigarellino, piglia il zigarellino. Vuole ballare? Dai! Forza, forza, una cosa semplice per fare festa insieme. Ancora la prola di sta dicendo.
Tutte le persone che hanno allestito gli stand e hanno arricchito queste giornate, grazie, grazie di cuore, cellule vi abbraccia. Ancora il gruppo operativo che ha allestito in questa maniera splendida tutta l'area espositiva. Un applauso ai fotografi che come sempre dicono che sarà impossibile, ma alla fine fanno un capolavoro. E siccome non ce la fanno più a saltare perché manca l'aria, perché fa ancora caldo, perché il gas costa troppo, il Padre Eterno ci sta facendo un regalo. In questo abbraccio stringiamo tutto il popolo cellulese. Grazie. Un grande applauso. Thank you.
Ha 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 ha!